Ok, salve a tutti ragazzi ed eccomi qua in questo nuovo video. Ok, scusate che mi vedete di faccia, però ovviamente mi vedete, vedete le mani, scusate il tavolino sporco, essendo che è un tavolino provvisorio per il trucco è un po' rovinato, graffiato, macchiato, lo potrei pulire altre 20 volte ma non esce più come prima. Scusate per il pigiama tipo sopra viola e sotto è grigio, ma a volte quando non trovo i pezzi metto a caso, poi tanto vabbè, non me ne frega molto perché sto a casa mia e tutto. Allora, io ringrazio i nuovi iscritti. Allora, scusatemi se non vado a scrivere sotto i vostri commenti dei vostri canali, ma i video, i canali li vedo tutti, i vostri canali, però io non commento mai sotto ai video, non so perché, ma non per cattiveria, perché voi sì e io no, nel senso che voi mi potete scrivere o non vi scrivo, è che scrivendo a tutti i canali che vedo, a parte che li vedo, però non mi viene quella cosa di commentare, ma non perché non sono belli, raga. Anzi, li sto vedendo pian piano e è che sono pigra, là. Con la sincerità sono pigra. Ok, allora, scusate che vedete comunque le mie gambe sotto al vetro, scusate tutto. E se vedete un po' di casino, lo chiedo qua non vedo, ma è prima mattina, comunque, devo ancora togliere tutte i guai che mi rimane mia figlia, tipo giocattoli a terra e tutto. Eccoci qua, iniziamo. Allora, vorrei iniziare con questo video. Lo so che, raga, l'ho fatto quella l'altra volta, ma come dire, ho fatto una cosa veloce per Halloween. Invece adesso voglio provare a fare delle cose più eccezionali, però essendo che non ho trucchi necessari, diciamo, al di fuori del mio repertorio di trucchi normali, mi devo arrangiare con questi qua che ho, e voglio fare una ferita che escono i vermi qua in mezzo alla mano, e userò questa tipo questa in pratica è la plastichina, chiamiamola così, del formaggio, quello là. Come si chiama? Il gabbanino, che questo in pratica è buono come per inventare cose. Vabbè, iniziamo, se no non finiamo più. Allora, ho preso questo pezzettino. Per prima cosa vorrei creare prima i vermi e colorarli, in pratica gialli, farli gialli. Vorrei iniziare prima a fare i vermi e poi a farmi la ferita con i buchi. Raga, ve l'ho detto che mi devo arrangiare con i trucchi che ho io, perché quella proprio di Halloween non ce li ho, non ci sono andata a comprarli, perché mi sto facendo il salvadanaio per comprarmi il trucco, quello là da 94 euro, per non E non cacciarli tutti insieme, raga, perché comunque è una bella cifra, 96 euro. E mi li sto conservando pian piano, a poco alla volta, e sto cercando di evitare di comprare altre cose. Essendo che Natale per me quest'anno è out, in pratica non voglio che deve venire. Lo odio il Natale, raga, ora come ora odio il Natale. È un regalo che mi faccio da sola. E allora, come va, come non va, diciamo, a me si va avanti. Più di questo non vi posso dire. Vi ho detto più volte, se vi va, ve lo ripeto un po' più spesso,
Se vi va, facciamo qualche collaborazione insieme, qualcosa di cucina, qualcosa di dolci, perché ho visto vari canali che sono iscritti al mio, in pratica è pure di cucina, che fa canale di cucina. E vabbè, vorrei fare qualche collaborazione con voi. Spero che non sono troppo grandi sti vermi. Vabbè. Ora noi ci proviamo. Tanta fantasia non ne ho. Ma noi ci proviamo. Ne facciamo altri due, va. E poi li coloriamo. Andiamo di colorarli col giallo.
Ed ecco qua. Spero che questo video vi piaccia. Anzi, questo effetto che ho fatto vi piaccia. E vabbè, e questo è tutto. Vabbè, vi ho fatto vedere più o meno come faccio io in pratica. E vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!